bella canzone, incontra Ciro Priello, ciao! Ciao, come stai? Tutto a posto, tu? Sbarbatissimo! Sbarbatissimo, ragazzi, la prima difficoltà di questo programma è stato proprio questo, io non prendevo una lametta in mano da 10 anni, perché poche volte che ho dovuto tagliarla via, lo facevano al trucco, ma questa volta, ieri, l'ho dovuta fare da solo ed è stato complicato, ho dovuto leggere le istruzioni per capire come si faceva la barba. Eri emozionato? Molto emozionato, però il pelo contro pelo è venuto bene, dai, adesso ci vediamo. E invece come ti stai preparando per tale e quale show? Molta disciplina, io credo molto in questo approccio. Da quando l'ho saputo ho cominciato a capire chi eventualmente potevo imitare, e da quando poi ho saputo il cantante, ovvero Stash dei The Colors, ho cominciato a fare il lavoro che faccio abitualmente quando devo recitare, quindi andarmi a vedere tutti i suoi live, vedere come parla, come si muove, ed è un lavoro meraviglioso per chi fa il mio mestiere, ovvero quello dell'attore, perché puoi cogliere degli aspetti che possono solo servirti nell'imitazione di tale voce. E del resto degli altri concorrenti c'è qualcuno che ti piace particolarmente, magari che tifi? Fossi a casa, che ti feresti degli altri concorrenti? Guarda, generalmente io comincio a tifare nel momento in cui li ho visti più o meno cantare tutti quanti. Ora conosco benissimo Dennis Fantina e i gemelli di Guidonia, ovviamente aspetto di vedere anche gli altri. Mi sono sbilanciato in un'intervista dicendo che forse Deborah Johnson potrebbe essere la vincitrice, però non lo so, ecco, insomma, adesso da interno ti direi che ho un così buon rapporto con tutti che ti farei tutti, tranne me, io mi metto sempre alla fine. E che altro ti piacerebbe imitare nelle prossime puntate? Allora, ti posso dire che una delle mie più grandi passioni da piccolino, che poi è la stessa passione di Stash, è quella di Michael Jackson. Ma imitare Michael Jackson, voglio dire, non è semplicissimo, anche perché se riesco più o meno ad imitarlo nel ballo, sono sicuro di non poterlo fare nel canto. Quindi non lo so, mi diranno i coach già stanno studiando la mia voce e mi diranno loro, io mi affiderò totalmente a loro. E dopo Tale e quale dove ti vedremo? Che progetti hai in ballo? Non lo so e mi piace non saperlo, perché voglio godermi le esperienze volta per volta. Non inizio mai qualcosa col pensiero già a qualcos'altro, no. Questo lavoro è fatto di momenti, di fotografie, e io le voglio custodire tutte quante nel cuore, però prima me le devo vivere nel momento, poi il dopo ci penso. Allora ti ringraziamo, e se vuoi fare un saluto a tutti gli amici di Bella Canzone. Ok, grazie, e un saluto speciale a tutti gli amici di Bella Canzone. Ciao.